30 ottobre 1969. Due ragazzini stanno andando in bicicletta nel bosco della Carolina del Nord quando si imbattono in un cadavere. Terrorizzati, chiamano immediatamente i soccorsi e poco dopo arrivano due poliziotti che iniziano a indagare sulla scena del crimine. Uno di loro nota che il defunto è Chase Andrews, il figlio di un ricco uomo d'affari. Sorprendentemente, non ci sono impronte intorno all'area. I poliziotti poi notano una torre vicina e iniziano a scalarla, sospettando che Chase sia caduto da lì. Una volta raggiunta la cima, scoprono una grata rotta. Questo li divide, perché il primo poliziotto crede che Chase sia stato spinto e ucciso, mentre l'altro pensa che sia stato un incidente. Nella scena successiva, viene pubblicato il rapporto dell'autopsia del cadavere. Viene rivelato che Chase è effettivamente morto per l'impatto della caduta, ma qualcosa non sembra del tutto giusto. Sulla base delle sue ferite, il suo corpo doveva essere rivolto verso il basso, ma invece puntava verso l'alto. Sentendo questo, i poliziotti immediatamente deducono che si tratta di un omicidio. Tuttavia, non hanno alcuna prova, nemmeno le impronte digitali. Fortunatamente, il dottore sa da dove cominciare e dà loro un minuscolo tessuto rosso che ha trovato sul cadavere di Chase. Più tardi, mentre i poliziotti sono in un bar, sentono alcune persone discutere del recente caso di omicidio. Tutti loro pensano che una ragazza locale di nome Kaya Clark sia l'assassina, poiché ha avuto una brutta storia con Chase. Con queste informazioni, i poliziotti si dirigono verso la casa di Kaya. È una piccola casa, situata vicino a una palude. Si guardano quindi intorno e trovano una collezione di conchiglie e libri. Mettono anche le mani su un berretto rosso, forse lo stesso cappello la cui fibra è stata trovata sul cadavere di Chase. Nel frattempo, vediamo Kaya nascondersi da loro nei boschi. Al momento opportuno, cerca di scappare, ma alla fine i poliziotti la raggiungono. Le chiedono perché stava correndo, ma Kaya non dice una parola e per questo motivo viene presa in custodia. Più tardi, la vediamo rinchiusa in una cella. Un avvocato locale, Tom Milton, si presenta e le chiede se sarebbe interessata ai suoi servizi. Kaya rimane però in silenzio, quasi come se stesse nascondendo qualcosa di molto profondo. Tom prova a convincerla rivelandole che sta per essere processata per omicidio. Una corte presto sentirà l'udienza ed è certo che sarà dichiarata colpevole. Sentendo questo, Kaya si spaventa e finalmente si apre sulla sua vita. All'inizio, descrive la sua infanzia e il film entra in un flashback. È il 1953 e Kaya vive con i suoi quattro fratelli e i suoi genitori. A prima vista sembra che siano una famiglia felice, ma la verità è esattamente l'opposto. Il suo padre ubriacone punisce sempre sua madre senza motivo. Così, un giorno, avendone abbastanza, la donna se ne va bruscamente. In seguito, anche tutti i suoi quattro fratelli hanno lasciato la casa uno per uno. Kaya rimane quindi affidata alle cure del padre ubriacone. Quest'ultimo perlustra spesso la palude vicino alla ricerca di cozze, un tipo di mollusco, e anche Kaya fa del suo meglio per assistere suo padre nel lavoro. Una volta che hanno finito di raccogliere le cozze, si dirigono in un negozio locale per venderle. La proprietaria del negozio, la signora Mabel, è una donna gentile che spesso dà a Kaya cibo e vestiti. La iscrive persino in una scuola, ma la piccola ragazza diventa immediatamente un bersaglio per i bulli. Scappa così da lì, non tornando mai più. Con il passare dei giorni, diventa più legata a suo padre e anche lui inizia a essere gentile. Un giorno, Kaya riceve una lettera da sua madre, ma siccome non sa leggere chiede a suo padre di leggerla. Sfortunatamente, non appena la vede si arrabbia e urla alla bambina che sua madre non tornerà. Dopodiché, l'ubriacone raccoglie tutti gli effetti personali di sua madre dalla casa e li brucia. La piccola Kaya è profondamente colpita dall'incidente, ma non sa che ciò è solo l'inizio dei suoi problemi. La mattina dopo, quando si sveglia, scopre che anche suo padre se n'è andato. Ora, non c'è nessuno che si prenda cura di lei, ma Kaya non si arrende. Inizia a raccogliere cozze dalla palude e le vende per comprare cose, mentre anche la signora Mabella aiuta con la spesa di tanto in tanto. Tornando al presente, Kaya riceve un bel vestito dalla signora Mabel, che decide di indossare per la prima udienza in tribunale. L'avvocato Tom le suggerisce di confessare il crimine, ma di fingere che sia stato un incidente. Con questo, otterrebbe un massimo di 10 anni di carcere. Tuttavia, Kaya afferma di non essere un'assassina, quindi vuole uscire di prigione il prima possibile. Quando inizia l'udienza, l'avvocato della famiglia di Chase fa del suo meglio per dimostrare che Kaya è colpevole, sottolineando che nessun altro avrebbe un motivo migliore per uccidere Chase. Kaya lo amava molto e voleva sposarlo, ma lui ha sempre rifiutato. Questo è probabilmente il motivo per cui lei l'ha chiamato alla torre e lo ha buttato giù da lì. Sentendo tutto questo, anche la folla inizia a rivoltarsi contro Kaya. Sono sicuri che sia lei l'assassino.
Fortunatamente, anche Tom si rivela essere un buon avvocato. Egli afferma che non sono state trovate impronte sulla scena del crimine, quindi accusare Kaya senza alcuna prova è ingiusto. Nel frattempo, entriamo in un altro flashback. È l'anno 1963 e Kaya è cresciuta fino a diventare una bellissima giovane donna. Vive ancora da sola a casa sua e fa tutto da sola. Kaya ha anche sviluppato un vivo interesse per la natura, quindi ogni volta che è libera vaga semplicemente per i boschi e si gode la tranquillità. Un giorno, però, qualcuno le lascia una bellissima piuma. Il giorno successivo, ne riceve un'altra, e alla fine della settimana Kaya ha ricevuto molte di queste piume e anche delle lettere. Poi, una sera, un ragazzo di nome Tate Walker le si avvicina e rivela di essere stato lui a inviarle quei regali. Le chiede se ha letto le lettere, e con voce triste Kaya risponde che non sa leggere. Per fortuna, Tate è un bravo ragazzo che è sempre pronto ad aiutare. Comincia quindi a dare lezioni a Kaya su come leggere e scrivere. Per i primi giorni, si incontrano nei boschi e si esercitano a scrivere. Poi, quando Kaya si sente abbastanza a suo agio, porta Tate a casa e gli chiede di insegnarle tutto ciò che può. Lentamente ma costantemente, il sorriso sul volto di Kaya ritorna e il legame tra i due si approfondisce. Nella scena successiva, scopriamo che Tate è uno studente ambizioso che vuole essere ammesso a una delle migliori università. Ha fatto domanda per alcune di esse ed è in attesa dei risultati. Un giorno, chiede a Kaya se le piacerebbe andare in città con lui, ma lei rifiuta. Kaya, che ha trascorso tutta la sua vita nella palude, pensa di non appartenere alla città. Tate sa che non cambierà idea, quindi si arrende. Passano alcuni mesi e ormai i due sono diventati una coppia. Spesso si baciano nel bosco o fanno una passeggiata insieme. Un giorno, le cose diventano così romantiche tra loro che quasi finiscono per avere un rapporto. Tuttavia, all'ultimo secondo, Tate si tira indietro dicendo che non vuole farle del male in alcun modo. Ha paura di metterla incinta. Il giorno seguente, Tate sente finalmente la notizia che aveva tanto desiderato. È stato accettato alla Dartmouth, il college dei suoi sogni. Va subito a condividere la buona notizia con Kaya, ma invece di essere felice, lei si arrabbia. Tate dice che vuole fare qualcosa nella sua vita e che andare alla Dartmouth è un'opportunità unica nella vita per lui. Kaya, che non ha mai studiato a scuola, pensa però che sia uno spreco di tempo e denaro. Scappa poi da lui, dicendo che tutti i ragazzi sono uguali. Per alcuni giorni rimangono distanti l'uno dall'altro, ma l'ultima notte prima che se ne vada, Tate fa visita a Kaya a casa sua e trascorre del tempo con lei. La mattina dopo, le spiega che sa letteralmente tutto quello che c'è da sapere sulla fauna e la flora del luogo. Così, Tate le fornisce un elenco di editori, dicendo che dovrebbe scrivere un libro e inviarglielo. Kaya lo ringrazia per questo e chiede se la loro relazione è finita. In risposta, Tate promette che la incontrerà il 4 luglio. Con il suo fidanzato distante da lei, Kaya torna alla sua vita monotona. Tuttavia, ora ha qualcosa per tenersi occupata. Come suggerito da Tate, ha iniziato a scrivere libri sugli animali e le piante della regione. Passano alcuni mesi e finalmente è il 4 luglio. Kaya arriva in spiaggia la mattina presto per dare il bentornato a Tate, ma purtroppo, anche dopo ore di attesa, lui non si presenta. Kaya scoppia in lacrime, pensando che l'abbia lasciata per qualcun altro. Tornando al presente, il poliziotto che inizialmente ha indagato sul caso viene convocato in tribunale. Senza ulteriori indugi, inizia a schierarsi dalla parte di Chase e spiega che non c'era nessuna impronta digitale o impronte di scarpe sopra o vicino al cadavere. Crede quindi che qualcuno le abbia cancellate abilmente. Tom ribatte dicendo che le impronte potrebbero essere state cancellate dall'alta marea, che è molto frequente nella zona. Tira poi fuori una petizione risalente a un anno fa, che spiega che la torre è gravemente danneggiata e chiunque ci salga sopra rischia la propria vita. Sentendo questo, l'intera corte diventa confusa e il caso oscilla a favore di Kaya. Successivamente, il film torna di nuovo nel passato, all'anno 1968. Sono passati ora diversi anni da quando Tate se n'è andato, quindi Kaya l'ha già dimenticato. Un giorno, trova alcuni funzionari governativi che controllano la sua casa. Quando chiede informazioni alla signora Mabel, quest'ultima risponde che sono proprietari terrieri, che stanno acquistando terreni per costruire alberghi. Questo sconvolge Kaya, siccome non riesce nemmeno a pensare di lasciare la casa. Raccoglie quindi tutti i documenti necessari di casa sua e li invia ai funzionari. Loro rivelano che lei è davvero la proprietaria, ma c'è un problema. Kaya dovrà pagare la tassa in sospeso, che ammonta a circa $800. Dal momento che non può guadagnarli vendendo conchiglie, Kaya torna a scrivere. Dopo settimane di duro lavoro, finalmente finisce un libro e lo manda a tutte le case editrici della lista di Tate. Un giorno, mentre è in spiaggia,
Kaya incontra un bel giovane di nome Chase. Si notano chiaramente l'un l'altro, ma non si parlano. Tuttavia, il giorno dopo, quando si incontrano di nuovo, Chase le chiede con sicurezza di uscire con lui. Kaya, che non ha una relazione da anni, dice sì immediatamente. In questo modo, i due iniziano una relazione e iniziano a trascorrere la maggior parte delle loro giornate insieme. Anche il sorriso sul volto di Kaya inizia a riapparire. Un giorno, riceve una risposta da uno degli editori, che gli dice che sono pronti a stampare alcune copie del suo libro. La notizia esalta Kaya, e quando lei lo condivide con Chase, lui le chiede improvvisamente di sposarlo. Kaya lo fissa per qualche secondo, e poi accetta. Come simbolo di approvazione, gli mette al collo una collana di conchiglie. Nel presente, la madre di Chase è arrivata in tribunale per dare la sua testimonianza. Lei rivela che la collana non è stata trovata intorno al corpo di suo figlio al momento della sua morte. Sospetta quindi che Kaya lo abbia ucciso, gli abbia preso la sua collana e abbia poi rimosso tutte le prove. Tom afferma però che non dovrebbero giungere a una conclusione solo a causa di una collana mancante. Nel 1968, Tate torna finalmente a casa dopo essersi diplomato alla Dartmouth. Purtroppo, la prima cosa che vede è Kaya che passa del tempo con un altro ragazzo. Il giorno dopo, mentre sta lavorando al molo, sente Chase parlare male di Kaya. Lo affronta quindi immediatamente e i due litigano. Fortunatamente, vengono presto separati da altri lavoratori. Quella notte, va a casa di Kaya e spiega che non è riuscito a tornare perché era concentrato sui suoi studi. Ora che però sa il suo valore, non la lascerà mai. Tate afferma anche che Chase è una persona cattiva, a cui piace giocare con i sentimenti delle altre ragazze. Purtroppo, Kaya non crede a niente di tutto ciò, quindi gli chiede di andarsene. Ora vuole solo stare con Chase. Sfortunatamente, un giorno, Kaya scopre che Chase è effettivamente fidanzato con un'altra ragazza. Questo le spezza il cuore, quindi termina prontamente la sua relazione. Nonostante ciò, non va tutto male per lei. La mattina dopo Kaya riceve infatti il libro che aveva pubblicato, insieme a un assegno di $5,000. Dovrà anche presenziare a un'importante conferenza stampa a Greenville. Kaya è al settimo cielo per aver guadagnato così tanto, quindi paga rapidamente la tassa sulla casa. Con i soldi rimanenti, si concede anche di ristrutturarla. Proprio quando sembra che Kaya si sia dimenticata di Chase, lui si ripresenta nella sua vita. Cerca di mentire dicendole che ama solo lei, ma Kaya non crede a nessuna delle sue bugie. Lei gli chiede di andare via dalla sua vita, ma Chase invece cerca di imporsi su di lei. Quando non funziona niente, lei lo colpisce alla testa con una roccia. Prima di andarsene, Kaya avverte Chase di non disturbarla più, altrimenti lo ucciderà. Nei giorni successivi, rimane per lo più nascosta per non essere vista da Chase. Finalmente, dopo una settimana, si reca a Greenville e partecipa alla conferenza stampa. Tornando al presente, Tom cerca di dimostrare che Kaya non era in città quando è avvenuto l'omicidio. Infatti, era a Greenville, per partecipare a una conferenza stampa. Tom afferma che è quasi impossibile salire su un autobus per tornare a casa, uccidere un tizio, cancellare tutte le prove e poi tornare indietro. Infine, prima di concludere il suo discorso, accenna semplicemente al fatto che giustizia dovrebbe essere fatta. Dopo poche ore, il giudice finalmente prende una decisione e dice non colpevole. Si scusa anche con Kaya per tutte le accuse e per il tempo trascorso in prigione. Nella scena successiva, Kaya si riconcilia con Tate e i due si sposano. Cominciano a vivere felici nella palude, facendo lo stesso lavoro che facevano prima. Dopo più di 50 anni, Kaya muore sulla sua barca preferita. Nella scena finale, mentre Tate esamina le cose della sua defunta moglie, si imbatte in uno dei suoi libri più vecchi. In esso, un capitolo recita, a volte perché la preda viva, il predatore deve morire. Dopo questo, Tate trova un disegno di Chase e lo stesso medaglione che Kaya gli aveva regalato. È coperto di sangue, a indicare che lei lo ha effettivamente ucciso. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!